diventa sempre più complicato, in qualche modo la facoltà di base migliora, quindi i limiti continuano a spostarsi. Il progetto, quello che dice Negrestani, è fondamentalmente che nel momento in cui adesso uno dei focus principali è questo sulla creazione di un'intelligenza artificiale, sta roba qui sposta i limiti, però quelli che li spostano sono le persone che stanno lavorando al progetto in qualche modo e lavorano in effetti con cose che non sono, cioè il concetto di black box non conosco molto, però è uno degli elementi, o la roba che dice la questione di datacrazia, cioè del fatto che adesso molte delle ricerche scientifiche vengono fatte in modo molto più automatizzato di prima. Cioè, tutte queste cose vogliono dire che in effetti i nostri limiti cognitivi ci sono e probabilmente li vediamo di più. Cioè, l'esempio del climate change è una cosa, nel senso che non esisterebbe se noi non avessimo quello che appunto gli studiosi chiamano vast machine, cioè un mega sistema algoritmico che ci dice che ci sono delle correlazioni tra dei micro cambiamenti nei coralli e gli acciai, senza quella roba lì, senza l'apparato tecnico, per noi non esisterebbe il fenomeno. Quindi tutta questa roba aumenta l'intelligenza collettiva della specie, sposta i limiti, però quando noi tentiamo di immaginare cosa c'è, cioè bisogna produrlo in un qualche modo, cioè bisogna proprio macchineggiarlo, un po' questo è il... Domande? Vai. C'è più o meno un milione di domande che vorrei fare. Allora, una è sul concetto di simulazione e la sovrapposizione con teoria fisica, perché ho sentito molto parlare di regole di simulazione. Ci si chiedeva quali sono le regole, però a me da fisico risulta molto che ci sia una confusione tra simulazione e teoria. Una teoria è qualcosa che serve solo a descrivere e non a creare. La teoria della gravitazione di Newton è una teoria descrittiva che descrive come avvengono i fenomeni, non chi li ha messi lì. Quindi non mi è ben chiaro perché uno voglia andare a immaginare queste simulazioni continue, perché dovremmo essere una simulazione quando non è la soluzione più semplice. Cioè, alla fine, quando ho iniziato a studiare intelligenza artificiale, pagina 1, rasoio di Occam, la soluzione più semplice è probabilmente quella più veritiera. Quindi perché dovrei andare a pensare che siamo in una serie di simulazioni? Io spero che non state sentendo. Sì, perché vai, ci vuoi intervenire. Hai fatto, c'è intervenire. Ci siete, sentite? Sì, no, quello che dici è assolutamente giusto. Infatti, di fatto è quello che potremmo definire quello solitamente ontologico, nel senso che la teoria dell'informazione è una teoria appunto per comprendere la natura della realtà, una teoria di Newton, una teoria della relatività. La ipotesi di universo simulato, dal mio punto di vista, è una teoria che sconfina la pseudoscienza, perché appunto proprio dipende dal fatto che noi non riusciamo a costruire una creazione che è la base invece del metodo scientifico tra la teoria che semplicemente interpreta la realtà e quella che noi invece si trasforma insomma in una specie di produzione, no? di ontologica. Esatto, a me sembra che ci sia questa sovrapposizione fra due aspetti, quello di comprensione e descrizione, quella della volontà della ibris creativa, la cosa chiamata prima, che però secondo me sono due livelli che vanno tenuti abbastanza separati, cioè cercare una spiegazione in una simulazione, solo perché noi abbiamo bisogno di sentirci al centro del mondo e vogliamo creare, mi sembra un po'... Cioè è un tema che ho sentito più volte stasera e che mi ha un po' turbato. Sì, un'altra forma di rasoio, non di Occam, è il rasoio della vanità, cioè se una tesi è un po' troppo... mette l'uomo troppo al centro, qualcosa puzza a volte, quindi bisogna stare attenti. Sì, mi pare dire anche di forze antropologiche. Ci sentiamo sì, qui. Che più di Occam. Mm-hmm. Ok. Scusa. Posso dire... No, anch'io ero... condivido il turbamento. In effetti volevo semplicemente dare un punto di vista un po' accanto alla teoria, insomma, un punto di vista un po' pragmatico su perché è così interessante fare le simulazioni e quindi poi uno da questo interesse per le simulazioni molto facilmente può scivolare, come abbiamo fatto noi, ma perché è divertente. Nell'abisso gnostico.
tipo della simulazione, la simulazione all'infinito, e tutte queste, diciamo, degenerazioni, no? dell'idea iniziale di simulazione, che alla fine è abbastanza semplice, abbastanza banale. E appunto un approccio pragmatico potrebbe essere, invece di cercare di solo guardare a cosa potrebbe essere a fondamento della nostra realtà, no? Che è un po' questa la domanda che si pone vostro, su cui abbiamo ragionato un po' così adesso, chiedersi, ovviamente non è che lo faccio io, insomma, chiedersi a cosa servono le simulazioni che noi stessi facciamo, cioè quando andiamo a creare un videogioco con un'isola abbandonata dentro, quando andiamo a fare un Game of Life che fa in cui nascono si creano degli habitat o cose di questo tipo. Ma io aggiungerei anche qui, la butto un po' come bomba, nel momento stesso in cui ipotizziamo che la nostra cognizione stessa sia una, in un certo senso, una macchina per fare previsioni, una macchina per fare simulazioni, e che quindi addirittura ogni soggettività possa essere non altro che una simulazione privata, no? Per cui il mio vedere, sentire, percepire, pensare potrebbe essere anche interpretato come una simulazione di ciò che sta all'esterno. No? Ora, perdonatemi le semplificazioni, ripeto, non sono un teorico, quindi... però quello a cui volevo arrivare è che la simulazione è un potentissimo strumento conoscitivo. Nel momento in cui io faccio passare con l'immaginazione oppure con l'utilizzo di un computer una serie di dati attraverso una fantasia, no? La simulazione potrebbe essere anche, sì, essere come sinonimo detto una fantasia, ottengo dei risultati che potenzialmente non avrei mai potuto pensare in precedenza, e questi risultati, se la simulazione è fatta bene, qualsiasi cosa resto bene questo vuol dire, sono applicabili alla realtà di base. E quindi, insomma, come per dire, l'interesse per la simulazione ovviamente ultimamente tra Elon Musk e le paranoie gnostiche tende chiaramente a portarsi verso i suoi aspetti più inquietanti e assurdi, però ricordiamoci anche che la simulazione potrebbe essere tranquillamente alla base della nostra stessa coscienza, del nostro percepire la realtà. Passo. Però il termine in effetti è un po'... Io non mi riferivo al concetto di se viviamo in una simulazione. Per sì, ma quello... Quell'esperimento mentale è abbastanza fantascientifico. Se viviamo una simulazione può sembrare, ora, nel confronto della storia di vostro, ma pure, come ho già detto prima, secondo me non sta in cielo e terra, né in un universo simulato. Mentre come idea in generale può però essere anche... avere una funzione
cosa e come potrebbe essere questa realtà. Un esercizio maieutico. Esatto, è anche una cosa di... ti pone innanzitutto davanti alla storia delle gerarchie della realtà. Faccio un esempio, trasformo l'affermazione in una domanda. C'è una realtà simulata in cui posso accedere, se ci accedo è una specie di paradiso, sto benone. Sono in dubbio se accettarla o no, perché so che è basata su un'altra realtà, questa, magari un cavetto, una pillola, fate voi. Se invece sapessi che questa pillola o questo cavetto, una volta preso, è autonomo, quindi la realtà di base qua non è più di base, è altrettanto evanescente, cambierebbe la mia disponibilità nel prenderla o meno? Certo. Sì, brutto. Quindi la gerarchia conta, cioè nel senso, l'idea che ci sia una realtà fondamentale... L'eccezione della gerarchia. La percezione della gerarchia, ma anche lì... torna comunque secondo me a... la gerarchia è incomprensibile, presumibilmente, probabilmente, forse sicuramente non è la bella espressione, ma è la realtà passiva. Però da qualche parte, no? Che ci sia qualcosa è forse innegabile, forse l'unica sicurezza che possiamo avere. Qualunque cosa sia, però è qualcosa. Sento molto spesso questo spostare i limiti oppure parlare tu di più intelligente. La prima domanda che mi viene da fare è come si definisce l'intelligenza, perché anche nel campo dell'artificial intelligence non è per niente chiaro se un agente deve agire in maniera razionale, deve pensare in maniera razionale, se il modo di pensare di un agente di intelligenza artificiale possa essere simile al modo di pensare di un essere umano, che poi è il discorso della macchina di fare di Turing, forse, che è in grado di una macchina che è in grado di far finta di essere umano. E quindi la domanda che da tecnico mi viene di porre a voi è: ma qual è l'idea di intelligenza a cui state pensando? Cosa può essere l'intelligenza artificiale? O che tipo di intelligenza il pubblico esterno ci si aspetta da una macchina? E in secondo luogo il concetto di coscienza, perché alla fine quello che una macchina fa è computation, metafile della computazione. Una macchina è molto più potente in termini di numero di calcoli di un cervello umano, anche di un cervello animale, però alla fine non è veramente intelligente. Quindi la domanda è: cosa intendete per intelligenza? Rispetto a quello che dicevo prima, allora, personalmente ritengo sia impossibile dare la definizione dell'intelligenza che non sia relativa a dei parametri momentanei. Quindi faccio un esempio, un eremita che si infila in una montagna nudo a meditare potrebbe essere giudicato cretino come geniale, ma è sempre te, dipende se accetti il parametro che raggiunge l'illuminazione o non lo accetti. Cioè, il vostro mi ha detto una cosa molto più carina della storia di simulazione, che è il paradosso di Graffiti.
bel libretto che si chiama, che cosa tradotto in italiano, non so se sia tradotto in francese, parla del Dublin Project, che è finanziato per un progetto europeo di un team di varie persone con formazione sia di programmazione, informatica, fisica, filosofia. E lei dà una definizione da storica, diciamo, da una definizione di intelligenza che è quella che è in uso in filosofia, diciamo che ai primi del Novecento e negli anni 40 e 50 si sono un po' scontrate due visioni, cioè la filosofia è un'immagine dell'intelligenza che è una facoltà, fondamentalmente è un qualcosa che può essere sia immaginazione che ragionamento, ma è un qualcosa che non è soggetta a mutazione. Poi c'è una definizione di intelligenza che è quella dei test dell'intelligenza, e quella è una definizione che fondamentalmente ha delle condizioni. Poi c'è una definizione di intelligenza che è quella dei vari tipi di intelligenza, che è un modello alternativo a quella del test di QI, intelligenza emotiva, intelligenza. Il problema è che, diciamo, per esempio, questo Negarestani nel libro Intelligence and Spirit dice una cosa che riguarda la filosofia e che io personalmente riterrei come buona immagine per la definizione di intelligenza, è che c'è un problema tra quello che consideriamo intelligenza individuale e quella che è il concetto di intelligenza collettiva della specie, cioè nel senso che dal punto di vista biologico esistono concetti come quello di superorganismo, cioè la collaborazione di più entità alla creazione di un sistema intelligente, e in filosofia c'è questa roba, cioè esiste il concetto di intelligenza sociale che è diverso, che è diverso dalla performance individuale del risolvere alcune task. E quindi quello che facevano notare alcuni filosofi rispetto alla questione della creazione dell'intelligenza artificiale è che si tende a pensare che si tratti di qualcosa in cui si crea un artefatto che replica delle performance individuali, mentre l'intelligenza umana, così come altri tipi di intelligenza, siccome è basata su una gestione linguistica, è basata sulla cooperazione, in effetti, cioè è un qualcosa che... E quindi però si scontra, perché c'è l'altro problema, che un filosofo, per esempio un filosofo molto noto, che è hegeliano, marxista, che è Zizek, ha commentato uno dei libri di questa Catherine Malabou, dove lei parla di malattie neurologiche, di Alzheimer, perché il nonno di questa persona c'era Alzheimer. Ora, dal punto di vista neurologico, una persona che è afflitta da questa malattia ha dei traumi all'intelligenza, perché il suo QI si riduce, la memoria a lungo termine, la memoria a breve termine hanno dei problemi, quindi dal punto di vista, diciamo, meccanico, il cervello di questa persona ha delle alterazioni che riducono la sua intelligenza quantitativamente. E questo dal punto di vista filosofico è un po' un problema, perché è anche secondo un certo tipo di psicologia, perché tendenzialmente la filosofia ha sempre pensato che ci fossero, per esempio, delle facoltà che non potessero essere alterate. Cioè la memoria è una di queste, cioè moltissime teorie psicologiche fino a un certo punto del Novecento sostenevano che i ricordi si imprimono all'interno dei sistemi neuronali in maniera indelebile, che non potessero cancellarsi. Il punto è che adesso le robe sono cambiate, ma perché abbiamo molte più informazioni di neuroscienze, e quindi alcune di queste cose dovrebbero essere integrate, come fanno alcuni filosofi, alla riflessione filosofica, ma anche il contrario, cioè nel senso che questo discorso sull'intelligenza, diciamo, general intellect o intelligenza collettiva rispetto alla misurazione dell'intelligenza individuale come performance è interessante. Poi come si applica è un'altra cosa, perché per ora ci sono pubblicazioni di filosofi che leggono alcuni paper scientifici di neuroscienze, di machine learning, e ne traggono delle conclusioni, cioè questo. Però comunque possiamo dire una cosa, Ciro, dopo questo incontro sappi che tutte le persone qui presenti diciamo, aspetteranno che tu faccia una proposta a SOS per un corso sulla costruzione dell'intelligenza artificiale. Andiamo bene allora. No, perché diciamo sfruttando una serie di diciamo, facilitazioni e strumenti, anche facilitazioni di tipo relazionale che possiamo costruire, secondo me non è una cosa così difficile. Cosa intendi per intelligenza? Considera che ad esempio ci sta parlando di Agonese che in questo momento sta
cioè, tu hai sottolineato la parola limiti oggi, limite neurologico, se tu temi. Il mio tema è sempre, la mia domanda è sempre, che cos'è l'intelligenza? Come la definisci? Cioè, è sempre una questione di definizione, a me manca la controparte. La definizione è l'intelligenza artificiale, abbiamo parlato di machine learning, diciamo. Non è stata la stessa cosa, però va bene anche unificare. Io non trovo difficile giudicarla, perché al di là, diciamo, delle visioni futuristiche, cosa può essere, cosa può portare, e comunque lo diciamo tutti i giorni. Io faccio una ricerca Google tutti i giorni. Una ricerca Google è intelligenza artificiale, quindi... No, perché l'intelligenza Google è un algoritmo, secondo me. Cioè, alla fine l'intelligenza artificiale è un brand in questo momento. È assolutamente un'intelligenza artificiale. Il match di Tinder, perché su Tinder, visto che ho molto libro, è intelligenza artificiale, quindi... Io posso giudicarlo perché alla fine sono un produttore. Ma per me questa è una questione di moda, chiamare tutto intelligenza artificiale. Quello che ora si chiama intelligenza artificiale, machine learning, anni fa si chiamava statistica, si chiamava probabilità, si chiamava algoritmo. Adesso la parola che va di moda è molto hype parlare di artificial intelligence, ma è questo che... Cioè, molte volte se ne parla come qualcosa di molto generico senza veramente capire... E che sarebbe più corretto machine learning, ovvero un modello che io posso trainare, esercitare, istruire, è più corretto machine learning, un po' meno corretto intelligenza artificiale, però siamo lì. No, non siamo veramente più intelligenza artificiale e machine learning, se vuoi ne possiamo parlare diffusamente, però... Cioè, secondo me quello che manca è un agreement sul significato dei termini, sì, su che cos'è l'intelligenza artificiale e quando si parla dalla parte della metafisica una comprensione di quello che è l'intelligenza. Perché la cosa bella dell'intelligenza artificiale è anche il modo in cui è nata, simulando in alcuni algoritmi, ma solo alcuni algoritmi, simulano il funzionamento del cervello umano-animale. In realtà parlo del reinforcement learning, in cui un bambino, non so se avete sentito parlare, i bambini apprendono dal passato con un meccanismo di ricompensa e penalizzazione. Cercare di far funzionare in questo modo una macchina è il primo modo di andare verso un'intelligenza, però questa intelligenza difficilmente si sviluppa verso una coscienza, ma diventa particolarmente efficiente per raggiungere un certo obiettivo, ma non sviluppa una coscienza. Neanche cinica, perché non ha neanche la coscienza di cosa significa cinica. No, io dicevo, come parola più che può avvicinare al concetto, cioè, ne parlavo prima con Alessandro, che probabilmente è cinica, ma è sempre la parola che il limite che ho per definire come dovrebbe essere. Non è cinica, potrebbe essere qualche altro. Sì. Io la chiamerei goal oriented, orientata all'obiettivo. E poi c'è appunto, infatti questa era la curiosità mia, ma poi mi sa che stiamo raggiungendo il limite per cui le persone possono sopportare metafisica. No, però diciamo, possiamo interrompere e dire che ci possiamo alzare, fumare, bere una birra e magari anche continuare con le capannelle, liberando gli ospiti da remoto che sono un po' schiuma ormai. Mi piacerebbe bere una birra con voi, però no. Un attimo.